Bentrovati da Nico Schiodetto. Domenica un campo di alta pressione di ben 1030 ettopascal sarà posizionato sull'Europa orientale, ma proteggerà anche l'Italia dall'arrivo di una perturbazione. Perturbazioni che premono di fatti ad ovest, tra isole britanniche, Francia e penisola iberica, una circolazione ampia di bassa pressione che cercherà di raggiungere l'Europa orientale, ma non ci riuscirà perché quest'alta pressione, anche in avvio di settimana, sarà un muro invalicabile per le perturbazioni. Taglierà un po' l'Europa tra la parte orientale stabile e tranquilla, ma con le nebbie, e le perturbazioni invece oceaniche, con delle piogge sui settori più occidentali del vecchio continente. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio quello che succederà sull'Italia. Una giornata di domenica con ampie aperture del cielo, segnalo solo un po' di nuvolosità irregolare al nord-ovest, specie tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, un po' di variabilità sulla Liguria centrale, non escludiamo qualche goccia di pioggia occasionale piovigine. Meglio altrove, in sintesi, la mappa dell'Italia con queste nubi irregolari al nord-ovest ma anche schiarite in giornata. Più compatte le nubi sulla Liguria, altrove schiarite ampie, gli ultimi piovaschi sulla Sicilia orientale, altrove bel tempo. Attenzione però, da domenica sera e in vista di lunedì, a foschie dense, nebbie anche fitte su parte della pianura padana con riduzione di visibilità. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trevi Meteo.